partita. Beh, questo primo chilometro perlomeno è tranquillo, al 13%. I problemi arriveranno dopo. Quando non ti sento più parlare. Fra poco. Secondo chilometro è al 21%. Terzo? 17. Il quarto al 22. Il quinto al 26. Sesto, settimo al 14, ottavo al 16. Ecco qua l'altimetria della salita. Queste sono le medie. 8 km al 18% medio. Ciao. Ciao. Adios. Rimani lì. Stai lì, va là. Qui è piana praticamente. Andiamo su piano. Che siano dei pazzi, anche le bariste fighe qua di un bel bar. Te hai già il rapportino? No, io sì. E qui strada non collaudata. Qui mi sa che iniziano i problemi. C'è il cartello di divieto di campeggio. Dove campeggi se prende il 21%? Ah no? Ah, ne so. Comunque incredibile, oh. Il tipo ha detto che siamo i primi qua. Fa... Avevo visto, mi sembra, una volta uno. Ma a parte voi due, ultimamente non ho visto nessuno. La ragazza del bar ha detto che uno dopo 100 metri è tornato indietro. Si vede che è veramente una salita micidiale. E beh, oh. Ci proviamo. Qua già comincia a appesantirsi la situazione. Che andiamo su piano, eh. Se tu vuoi scattare puoi andare, io non voglio morire. Abbiamo fatto 500 metri. Va bene, va bene. C'è un traffico pieno di bici, eh? Pieno di ciclisti. Ecco. Vedi là in fondo. Al di lì inizia l'inferno. Un chilometrino al 21%, giusto per gradire. Anche qui non è che sia piana, eh. Quanto siamo di pendenza? 3,57. Come 3%? 3,57 pendenza adesso.
Ma dico dipendenza. Non la rileva. Ah, qui non la riesce a rilevare. Io penso 8. Qui. Quanto? Aspetta. No, cresce. No, qui siamo. Arriva. Sì, sì. No, mi sono mangiato il primo chilometro col Garmin. Adesso siamo ancora a 16, 17. 17%? Beh, e qui pensa che è piana, confronto dopo. Vabbè. Fortuna che ci sono alcuni punti. Spiana, per modo di dire. Siamo al 21. 21%? Porca puttana. Vale. Ecco qui, dopo tornante, è morto l'omino di Google. La salita nel dettaglio è filmata fino a qua, poi non si sa più. Qui c'era un po'. Abbiamo fatto quasi un chilometro. Pronto adesso, il muro, c'è un rapporto agilissimo, guarda, io ho l'ultimo, anche te, però il più agile è il tuo, mi sembra, vedi? No, otto lì, va là. Qui io proprio vado sul limite, Montato bene le grate. Eh? Sono montate bene queste grate. Quando vuoi scattare... Ecco qui su sta grata qui l'omino di Google è caduto lì dentro. Omino! Quindi da qui in avanti non sappiamo niente sulla salita, al limite io vado, non perché altrimenti non voglio arrivare al chilometro 26% con il cuore in gola. Così va bene, vero? Si andiamo su così. Ah, io sto andando bene. Ecco. Salute, Scarico tutto quello che posso caricare. Oh. Meglio non guardare avanti. Tranne comincia a essere dissestato. Ecco, è lì. Qui le immagini di Google Maps finiscono. E da qui dovrebbe partire l'inferno. Bello però. Guarda un po' di sotto. Il tipo che l'ha fatta si fa fatica a mantenere l'equilibrio. Io devo montare altro che al 32,40 dietro.
riesco a mantenere l'equilibrio. Devo sparare questo tratto veloce, altrimenti non ti conviene. Non lo so, però Lori sicura di lanciarmi nei sassi. Guarda qua. Te guardi troppo. Dura. Il Garmin mi dà 33. Un lavoro brutto, vero, lì, quel tornante? Tipo da piano. Devo prendere fiato. Bisogna andare piano qui. Adesso riattacco i pedali. Devo staccati, anzi, tengo staccati. Vado meglio. No, guardala davanti. C'è una canaletta. No, non ci credo. Non parlo più. Io sto qui. Io la faccio proprio al limite. No, no, no. Punto della serra. Porca puttana, qui è dura, eh.
su per la bici. Guarda, mi sto quasi per fermare. Non riesco a stare in equilibrio. Abbiamo toccato i 35. La spiana, vero? Ale, tocca salire di qua. Ah, io non riesco a stare in equilibrio, Lori. Adesso... adesso devo ripartire. Non riesco a stare in equilibrio. Più buono. Parli troppo. No, ma non è fiato. Ah, no? È in equilibrio. Sì, sì. Fai come vuoi. Fischiano un po'. Visto? No, è la macchina. Oh,
Mollo, prima di andare avanti, non ce la fai. Un altro po' di più. Puttana. È troppo disistato. Cosa fa uno da su? E poi qui non è niente. Puttana. Ho messo giù a 38. 38%? Per me qui arriva anche a 40 alla fine. Adesso fermiamo un secondo, tanto la dici. Partiamo un attimo. Abbiamo fatto 2,20 km. Ora, primo chilometro abbiamo fatto.
quando anche ora il chilometro 17. Questa è veramente dura. Due secondi. Colpo al cuore. Vediamoci. Allora, io non mi immaginavo una cosa così. Non me lo immaginavo. Forse questo è uno dei pasti più ripidi, io non lo so. È che con sto terreno qui fai fatica a stare in equilibrio. No, bisogna andare su. Più veloci? Bisogna avere un'altra gamba. Ah no, sì, bisogna avere anche un altro allenamento, vero? Sì, secondo me ci immargono anche i prof, fanno su ma ci immargono. Non è facile di qui. Cioè, devi spingere dei rapporti. C'è l'ultimo, ma... Cos'è che suona ogni tanto? È il game perché non trova più la posizione. Per quello che qui l'omino perdeva. Ah, ecco. Infatti io ho 1,40 km. Ti segna? Cosa? Sì. 20 km? No. Sì, perché... Da me, 20... da me va avanti. Sì, ma ha perso. 2,25. Quindi cioè, praticamente siamo nel chilometro 17% in teoria. In teoria. Sì, spiana un po', come diceva il tipo. Però... quel muro lì, oh, se fosse tutta asfaltata forse la fai, no, no. Eh? No, era scusa, guarda cosa c'è là davanti, guarda che lavoro, quello è veramente un muro. Ci fermerò un attimo, poi lo proviamo a fare in bici. Devo fare un po' di stretching alle gambe. Ciao. È ancora accesa? Eh? È ancora accesa? Cosa? Penso di sì, sì, sì. Guarda là davanti. Adesso ce l'hai girata dal dietro, vero? Guarda là, è girata indietro. Eh? Sta riprendendo? Ah sì, sì, adesso dobbiamo far quello. Proviamo? Sedite. Non so, però aspetta un attimo. Ci vuole. Quello è una cosa assurda. Forza, madonna. Ci stiamo provando, No, arriva una macchina. Oh, ma è un lavoro mostruoso qua. Però vedi, scendono queste macchine qui. Sì, ma un 4x4 questa. Ah, 4x4? Sì, chiaro, se no non vengono lì. Dormi. Sì. In cima ci arriviamo in qualche modo, eh? Un po' più avanti. Sì, ma ci arriviamo allora. Tanto ci fermiamo. Non è che ci fermiamo altre due o tre volte, eh. Se vuoi vedere il chilometro 26, chi lo fa? Appunto io non so più come faccio una festa solita. Il tipo ha detto che non l'ha visto nessuno, ci credo. No, no, no. Non la fa così nessuno. Non l'ha filmata nessuno. Non è mai stata filmata? Oddio. Ecco, io ho dimenticato la macchina fotografica. Non ho fatto foto. I guanti io me li tolgo. Io ce l'ho. Cosa c'hai? Però non so dove vediamo. La macchina fotografica? Mm. Ah, dopo se mai in discesa, tanto sta discesa si fa, eh. Mm. Non è che dopo in discesa dopo... ti posso mettere i guanti lì? Che mi fanno un gran caldo. Ma te l'hai la bisciacca? Ci stanno. Come non ci stanno? So, di voi, qua. Hai tre sciacche? Oh, ne hai una? Sì. Di fianco di qua gliene metti uno. Sì, l'altro non ti Dio boia. Un piccolino. Ah, ci sta. Sarà. E non è sul bravo. Ah, proviamo qui. Lo dici.
Minchia. E poi è caldo anche, eh? Ah. Ecco perché i tipi del posto hanno detto che qui non è mai venuto su nessuno. Non credo, a sto punto ho dei dubbi su gente che l'ha fatta tutte le mesi, senza mai scendere. No. Possibile. Possibile. No, no, infatti. Ancora accesa? Sì. Bisognerebbe vedere se girano i secondi. Che secondi? I secondi del video, se sta registrando. Ecco, così andando così a stendatura qui, da me segna zero addirittura. Però andando così riesco ad andare su. Te pensa che il pezzo peggiore deve ancora venire? Al... dal... un secondo... dal quarto al sesto chilometro. No, dal... dal terzo al quinto chilometro il pezzo duro. Bello qua. Thank you.
Questo Dio, su. Puttana, guarda qua. Beh, è qui che diceva il tipo. Sì, però qui non puoi durare, sperare di non mettere giù i piedi. È impossibile. Sì. Vabbè, c'è la macchina. Ah, c'ho. Andiamo su piedi qui. Ah, c'ho chi monta su qui. Vai, va. No, che a parte qui, può darsi che andavamo un po' più avanti, che c'è stata la macchina. No, ma si fa. Eh? Si faceva qui. Sì, qui la facevamo. Io ti dico, più che... Oh, è la pendenza anche. Però è anche la strada che... Cioè, c'è solo due binari, oh. Sì, però... se passano le macchine... Ah no, come fai? Non puoi dire ho messo giù i piedi perché non la facevo. Dai. Già sei al limite del ribaltamento. Ah, comunque. Riesci a vedere se girano i secondi? Arrivo. Sì. 7 minuti, vero? Solo? Fa 2 ore, fai te. Comunque è dura, qui che si fa fatica a rimontare. Guarda lì. Questo hai voglia di prenderlo largo. Qui sarà al 40%. Ah, mi sente male. Sotto l'angolo sì. Guarda. Guarda qua. Vabbè. Anche a puttana. No, non l'ho mai visto. Un tornante così ripido in vita mia. No, no. Io devo fare anche il contador, vero? Prendiamo un attimo, tanto ci possiamo anche fermare un secondo, eh? Questa nuppia non sia così, non è così ripida. Qui saremo, lì saremo su 40. Guarda se si è fermato, voilà. Va avanti. Va avanti, vero 11. Tipo, per me. Fermo? Eh? È fermo? No, va, 4, 5, 6. C'è una luce rossa a fianco.
vai. Sì, ciao. Ci sto provando. No. No, è impossibile. Ma va là. Oh, no. Ormai mi capotavo. Dio boia, ormai mi capotavo. È impossibile. Veramente. No. Oh, aspetta, qua io sono freno. Il freno che... Oh, guarda! Mi si era infilato il tamburo in mezzo a fianco della ruota. Mi frenavo addirittura. Penso un po' a te. Tanto non ce la facevi lo stesso. Qui no. Però hai visto? Mi sei sganciato di qui e mi... No, non andava mica più su. Qui c'è una pendenza assurda qui. Quella curva lì mi dava 38 di nuovo. 38? Sì. Internamente 40. Per me. E poi Loris, non siamo ancora alla parte... Oh, almeno arriviamo sui piedi. Per me è un obiettivo anche questo. Perché io non pensavo un lavoro così. Qui è inutile. Io lo ammetto, anche se mi allenavo giorno e notte, io non ne la facevo. Cioè devi avere una super bici, poi se incontri una macchina sei fregato qui, giusto? Come fai a... Poi già ho messo giù due chili per la macchina. Dove vai? Cioè non ti puoi infilare. Cioè, facevo lo stesso? Io qui infatti anch'io non lo facevo. Vedi? Senti. Vedi? Guarda. Mi tocca anche il freno. Cazzo su quello. Oh. Ah, Questo è il chilometro al 22%. Sorridere Loris, Che vuoi fare? Cioè? Vuoi piangere? No, ma... Speravo. Io mi immaginavo così, però... Mi immaginavo... Guarda qui. Mi immaginavo che la strada fosse messa un po' meglio. Qui più che la... Sì, ok, la pendenza, ma anche l'equilibrio. Guarda qua. Qui non so quanto ti segno il tuo Garmin lì, ma... Tu quanti chilometri? Qui... Siamo sul 40%. Ecco. Eh? Adesso è sparito di nuovo, non prende mica. Guarda qui. Scusa, girati. Una bella scala. Proveremo una moto. Vai. Una macchina.
qui, non so come, cosa devi fare per fare questa salita? Senza mettere giù il piede mai, eh? No, no. Guarda, devi essere... quello che ha scritto su YouTube, io ci credo poco che si sia, che non si sia fermato. Lui ha detto, ho fatto la salita posto San Vicente, veramente dura. Ma, oh, qui piano. Oh, qui? Quella... ah, poi adesso c'è il pezzo duro. No, ci divertiamo, dai. Vedi il mio freno, Dio boia, guarda. No, adesso va bene. Qui, dov'è che dobbiamo andare? Guarda là, qua tutti i muri. Guarda là a destra. Abbiamo fatto 3 km e quindi 500 e 12. Quindi questo fa ancora parte del pezzo al 22. Io tengo sganciato. Oggi buttiamola sul fatto escursione mountain bike. Il mio contachilometro non segna neanche qui. Ecco, si era bloccato. Qui spiana, vedi un po'. Dai Goro, lascia stare quelle due ragazzine lì, vieni. Giù, vieni Goro. Ah guarda, sono qui, ma sono qui ancora per poco, eh. Si scatta fra un po'. Scatto. Mi ribalta la bici, ti ho detto che prima a un punto stava per cadere giù in discesa, cioè per cadere all'indietro addirittura. Ah, bellissimo qua come posto tutto, ma qua troppo dura, oh. Minchia. E poi il pezzo duro deve ancora arrivare, quello è il bello, un chilometrino al 26, questo fa parte, poi pensa, questo tratto fa parte, che è piano qui, fa parte del chilometro al 22%, quindi non oso pensare quanto sia la pendenza adesso, tra un po'. Dopo torniamo giù, la rifacciamo, vero? Certo, in discesa sicuro. Poi il mio conto chilometri si era fermato anche il mio, quindi non so dirti se... tra un po' c'è un bivio che ha detto il tipo. No, il bivio l'abbiamo parlato. Ah, era quello di prima. Vedi, io faccio fatica anche qui a mantenere l'equilibrio, anche se qui è piana. Piano un cazzo, fa 10-12%. 10-12, ecco. Ah, l'ho abituata prima. 13%. Piano un cazzo. Sembra piana, abituata prima. Piano. Aveva ragione la tipa del bar. È una bella figa. C'erano dei pazzi. Era meglio che rimanevamo lì al bar. Farci due campari col prosecco e cercare di intortarci le due. Vedo la barista. Ale, qui inizia un muro. Aspetta che ti vengo dietro, che qui ho paura che ci viene una macchina. Incazzi. Voilà. Le voci guardano tutti con delle facce come per dire, resti giù qui. Un'altra, porco che... no, questa... ah, dai, è impossibile. Questa poi è grossa. Sto fermarci. No, si ferma, no. Lei. No, qui prova a stare... ah, è impossibile qui. Come fai a salire senza macchine? Quello rideva, hai visto? Per me ha pensato, adesso non sanno cosa gli attende.
perché il signore di prima, adesso io col fiato vado bene. Io ti dico, vabbè, io poi fiato, non ho fiato che te, però, oh oh, step that. L'equilibrio qui. Ho avuto un pezzo prima che facevo i 2,7 all'ora. Mi ha contato chilometri sotto i 4 non ci va. Sotto i 4 ogni tanto segna 3, ogni tanto 0. È bella però. Sì, è bella. Adesso mi incuriosisce, penso il 26%. Quasi meglio farla a piedi. Ma fai fatica anche a piedi. Qui ci vogliono comunque. Io devo montare dei rapporti ancora soft. I 4. Ecco qua. Surprise. La pendenza qui. Come fai? Guarda qua. Panchina.
sì. Ecco. Ah, sì. Il famoso pezzo. 36%. Ma come là? No, no, va bene. Che altro del cazzo? Aspetta, fa passare. Ah, ridono, ah, ridete. Qui saremo qua. Allora, io poi scivolavo a venire sui piedi. Porco puttana. Qui saremo 40% per me. Ne va, ci prendo tutti per il culo. Poi fai più fatica a piedi quasi. Oh, adesso fermiamo un attimo lì, in cima. Quella che diceva il tipo prima. Un po' a cazzo vado agli 11. Vai, vai, transiti. Ha la musica in sottofondo con i sottotitoli, ma con tutte le madonne che hai detto sembra che non hai fatto un cazzo di fatica. No, beh, no, di madonne bestemmie non ne ho detto. No, no. No, uno, due. No, 80, veramente. 80, 90, Dio boy, hai detto fino adesso. Va bene, a te va. Che cazzo stai dicendo? Guarda qui, c'è il ripido.
qui siamo sul... Mi ha fatto 40%, 10 minuti di riprese e contiamo quante ne hai dette. Vabbè, mettiamo sottofondo We Are the Champions. Cazzo, ci prende però. Dai che ce la facciamo. Dai, dai! Quanto ti segna il coso lì? 40% qui? Al momento non prende. Si rifiuta. Comunque. Hai visto cosa ho c'era? Già visto. Hai visto cosa c'era su? Di. E 40 li ho già visti, eh. Prima mi ha dato un 44. 44%? Ah no, qui è peggio per me. Sono a livelli di scanupio. Guarda là avanti. Buona. Sì, no, questo è un muro. Mamma. Stanno scoppiare il cuore. Questa qui non la fanno in bicicletta. Questa non la fanno. Prom non la fa. Ah no. Però. Non la fanno. Non la fanno. No. No, no, no. Ho alzato lo sguardo dal contachilometri e ho guardato lassù. Una macchina carità la borsa, questa è la località, vedi, località Rugola, forse è questo qui il posto l'ideale per fermarsi a mangiare, vero? Poi vai su così dopo vomiti. Ah, via. Monti? Io ti seguo. Questo tornante che sarà 45%. Anche qui per dire, vedi, sto strappettino qui è più breve, ma ci si ferma qui. Questo è tipo tornante del Monticino. No, la mettiamo a pezzi. Diciamo, sì, sì. Se avete voglia di farla, potete fare quello che vi pare. Ma guarda, se... sarà potabile. Sì, sì. Vai, allora me ne bevo un po' freddo. Un attimo. Mi fermo. Quest'acqua che qui. No, l'acqua della posta. Metti un po'. Comunque Loris, anche Scanupio fa fatica secondo me perché è simile, però almeno è tutta cementata ed è vietato il transito alle macchine. Fai due foto? No.
Tanto. Qui si va. Scivolato dal pedale, Dio buono. Quanti chilometri hai? Ormai ci siamo, manca un chilometro, con la 16%, io vado di qua, oh, cazzo, 7, un chilometro manca, che dovrebbe essere questo qui asfaltato a 16%, a 15.9, l'ultimo chilometro mi dietro, cioè 15.9, quindi secondo me ci sono ancora 2-3 muri, però manca un chilometro, per precisamente un chilometro 2, ci siamo quasi. Oh, qui è un'impresa salire anche come abbiamo fatto noi comunque. Ah, sì. È un'impresa anche così, spingendo la bici.
cioè, è che io ho le gambe che non ho quasi più. Te? Ah, ma a spingere così? Cioè, capito, a me adesso anche un pezzo al 12% mi crea problemi. È quello. Qui la strada, qui è vero, ha piovuto comunque, giusto? Vedi come vanno le mie ruote. All'inizio no, ma l'asfalto era troppo umido. Qui è proprio sterrato. Mi piace mio babbo, adesso gli dico, babbo, divertila. Però prima devi fare 6 km di inferno. Guarda là, davanti. Ormai abbiamo finito. Sì, ormai abbiamo finito.